Ciao Grullai e benvenuti in questo nuovo video, io sono Rick e oggi siamo ritornati qua, su un nuovo deck. Finalmente ragazzi è avvenuta questa fatidica rotazione, ho perso tipo milioni di mazzi, ho finalmente il gioco pulito, solamente 3 o 4 deck standard e ragazzi riniziamo a 2000. Oggi ragazzi siamo qua con il deck di Garchomp, un mazzo interessante che andremo subito a vedere, ma prima però ragazzi vi ricordo di andare in descrizione perché ci sono tutti i link utili, ovviamente Instagram, seguitemi, ogni tanto faccio qualche contest, gruppo Telegram se avete bisogno di consigli su liste, scambi, fare quattro chiacchiere, se avete bisogno di codici sotto in descrizione ci sono tutti i siti top. Io ragazzi ovviamente lasciate un bel like di fiducia e andiamo a vedere questo mostro incredibile. Ovviamente Garchomp Pokémon di fase 2, quindi ragazzi non riusciremo a averlo subitissimo, però comunque fa veramente tanto male, tipo lotta 150 punti vita. Ha un'abilità, ovvero se abbiamo più carte premio rimanenti del nostro avversario, gli attacchi di questo Pokémon infliggeranno 80 danni in più. Lui fa già 80 di base, più se scartiamo un'energia su Garchomp, un'energia qualsiasi, fa 40 danni in più. Quindi 80 più 80, 160, più 40, 200. Praticamente fa gli stessi danni che faceva l'altro Garchomp, solamente qua in condizioni un po' particolari, insomma, quindi dobbiamo essere in svantaggio di premi. 200 danni sono tanti perché comunque riusciamo a buttare giù diverse tag team, ci sono tanti Pokémon che hanno debolezza lotta e quindi può dire la sua, mazzo economico, quindi alla portata di tutti. Garchomp penso che con un pacchetto si prenda. E lo abbiamo contornato ovviamente col Dianse Prisma. Non c'è mazzo lotta senza Dianse. Lui ci permette di fare 20 danni in più con i nostri Pokémon lotta, quindi riusciamo ad arrivare a 220, oppure fare un attacco base da 80 più 40 più 20, che sono 140 danni che non butterei mai via. Ovviamente il Gible top è questo qua, che con un'energia si evolve, mette il Gabite sopra e poi Gabite a sua volta si può mettere sopra il Garchomp. Top è Lucario, perché Lucario ci permette, quando c'è il Garchomp in campo, di prendere una carta che voglio. Se io riesco a settare in panchina almeno due Lucario, posso prendermi ciò che voglio. Ho sempre la mano pronta. Mi serve un'energia? Prendo l'energia. Mi scarta la stadio? Prendo la stadio. Voglio far girare il mazzo? Prendo Camilla. Ho bisogno di caramella? Prendo la caramella. Posso prendere ciò che voglio e questo rende il mazzo molto più veloce da far girare. Per andare a potenziare quantomeno gli attacchi di Garchomp c'è la stadio dojo di arti marziali. Gli attacchi dei Pokémon che non sono ultra creature e hanno delle energie base lotta assegnate, sia mia che dell'avversario, fanno 10 danni, quindi volendo riusciamo a fare 230 come attacco maxato. In più, se il giocatore che sta attaccando ha più carte premio rimanenti, infliggono 40 danni in più, quindi veramente riusciamo a fare un bordello di danni e buttare giù anche le tag team più ostiche. Poi Ara del Giudizio comunque va a scartavetrare il sottopalla delle GX andandogli a scalfire la loro vita, e centrale elettrica per andare a limitare le abilità dei Pokémon GX, le andiamo ad annullare, carta veramente fantastica. Spinner energetico quantomeno per prendere un'energia nel caso non abbiamo il Lucario pronto, magari con Lucario vogliamo prendere altre carte a differenza di un'energia per attaccare. Escabol la trovo interessante in quanto abbiamo tanti Pokémon che si evolvono, noi lanceremo 3 volte una moneta, ogni volta che esce testa prendiamo un Pokémon evoluzione dagli scarti, quindi se abbiamo già un Lucario, un Gible in panchina, ci muore il Garchomp, tiriamo la moneta, se ci va bene possiamo riprendere il Garchomp. Poi le classiche carte per far girare, Camilla Lilia, Seminario per partire quantomeno con una base di Pokémon, ovvero il Gible e il Riolu. Tenacia di Brock ci permetterà invece di rimischiare 6 Pokémon e energie come vogliamo nel mazzo, ci può tornare molto utile in fasi avanzate. Il nuovo oggetto invece è Cintura
di karate. Solamente quando abbiamo più carte premio, gli attacchi del Pokémon a cui assegnata costeranno una lotta, un'energia lotta in meno. Garchomp attacca con due, dove una è lotta, quindi volendo possiamo attaccare con un'energia normale. Ma uno dice, ragazzi, questo fa 80 più 40 se scarta un'energia. E qua ci viene aiuto un'energia incredibile, l'energia riciclo. Questa carta fornisce un'energia normale, di conseguenza, sul Garchomp è ottima, perché lui non dice di scartare un'energia lotta, come magari succede nei Pokémon di fuoco. Qui invece scartiamo un'energia che ci pare a noi, scartiamo l'energia riciclo, ci ritorna in mano, e al turno dopo la riassegniamo per fare gli stessi danni. Se ci muore il Garchomp davanti, non vado a buttare via due energie negli scarti. Di conseguenza la riassegno al Garchomp dietro, che spero abbia un'altra energia lotta. Questo, ragazzi, è essenzialmente come funziona il mazzo. Vi lascio la lista in descrizione, fatevi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente consigliatemi nuovi mazzi, ovviamente standard. Io direi che è il momento di andare a trovare un avversario. Pikachu. Avversario trovato. E sarà un mazzo elettroacciaio. Quindi presumo, non lo so, elettroacciaio. Cos'è, un giracico Picacrome? Penso. Io, ragazzi, vi ricordo che la domenica siamo sempre in live per giocare insieme, testare mazzi, spacchettare qualcosina, farci quattro chiacchiere, passare quell'oretta insieme. E direi che possiamo iniziare noi. Allora, ovviamente, mano top, non c'è un cavolo. Lui invece parte un bel Pokémon. La mano poteva essere anche molto discreta, ci bastava un Pokémon per partire e in qualche maniera si faceva. Ovviamente quando inizi a giocare, cioè, perché mi deve capitare di Anseprisma? Prisma? Uno ce n'è, uno ne esce. C'ho quattro Gibble, quattro Riolu. Cioè, regà, va bene se dobbiamo giocare così, giochiamo così. Fortunatamente abbiamo il seminario di Rocco Siffredi, in qualche maniera riusciamo a mettere qualche cosina in panchina, poi volendo abbiamo Camilla, eccetera. Partivo con Gibble, comunque potevo quantomeno iniziare ad evolvere. Lui c'ha, come prospettavo, un Picarom con Jirachi. Allora, mettiamo seminario, ci andiamo a prendere due Gibble e un Riolu. Ok, e andiamo a posizionare in panchina, vediamo. Mettiamo solamente il Gibble e il Riolu, perché così poi nel caso ci uscisse comunicazione Pokémon, ovviamente un po' che ghiera non esce nulla, con comunicazione volendo poi possiamo levare il Gibble, metterci il Gabite sopra e quantomeno avere una mezza evoluzione sopra. Mi piacerebbe riuscire ad attaccare per primo. Lui sicuramente avrà il tempo di caricare con un Jirachi il suo Picarom. L'unica cosa buona è che se ci butta di Anse abbiamo la possibilità di fare l'attacco maxato di Garchomp. Siamo avvantaggiati perché, ma pregio Ball, raga, sfregiamo, mostriamo la nostra ricchezza. Zero ora full art, ok. Lui ha debolezza, quindi volendo siamo avvantaggiati. Pikachu e Raichu, not bad. Ok, c'ha un Picarom nuovo, aggiornato, ci sta. Magari in futuro ve la porto anch'io la lista. Dall'energia, vediamo un po' che cosa fa. Questo avversario, ragazzi, è veramente lento. Io odio gli avversari lenti. Camilla, ok, 2 ore per fare una mossa. Dai, ce la possiamo fare, cara Eclair. Tanto c'è poco da pensare. E devi mettere energia e aspettare. Oh, testa. Ah, si è svegliato, ora possiamo giocare finalmente noi. Ora, io a questo punto sono tentato di mettere il Gibble e usare la Camillona, perché in mano abbiamo solamente carte fetide. E ok, ora, il Riolu, facciamo così, comunicazione Pokémon, leviamo il Gibble, come avevamo detto prima. Ci prendiamo il Gabite, visto che non riusciamo ad attaccare con il Gibble, di conseguenza mi avvantaggio così. Quell'altro Riolu me lo tengo in panchina perché così posso scartarlo per prendermi il Garchomp. Lui continua a fare Jirachi, avrà il tempo, penso, 3 o 4 turni per fare tutto. Ovviamente a me mi scoccia un botto partire con quella
fata su un sasso. Cioè, sei. Poi ritira con due, raga. Ritira con due, ci vuole 2 ore a ritirarlo. Non ho messo scambio in questo mazzo perché sti cazzi, gli altri, tutti gli altri ritirano con uno. L'unica cogliona è Dianse. Il bosco ci potrebbe anche quasi stare. Io non vedo l'ora che mi butta giù questo Pokémon davanti. Almeno posso mettere Garchomp e speriamo quantomeno di pescare. Energia la possiamo prendere con il Boscolo. Intanto c'ha 2 Pregiobold fuori serie. Tanto, raga, sti cazzi. Averla in real sarebbe tanta roba. Però non la troverò mai. Lilia da 5, non male. Raga, lui gli sta girando il mazzo come stanno girando a me i coglioni, eh. Cioè, hai usato Lilia, non avevi un cazzo in mano. E hai usato Tedenne, ok. Hai scartato Monte del Tuono. Scelta, a parer mio, discutibile. Lui c'ha tutto male. Full art, ok. Rip di Anse, ci avesse anche rotto l'ano. Io adesso, volendo, posso shottare tantissimo il tuo Picarom. Perché? Caricalo volendo come ti pare, mettici 20 energie. Io però te lo secco come i fichi di Carmignano. Ora, ragazzi, faccio vedere che mossa incredibile. Comunicazione Pokémon. Riolu. Scarto, andiamoci a prendere Garchomp incredibile. Eccolo qua. Gli andiamo a metterlo davanti. Lui intanto si sta iniziando a preoccupare. Scartiamo la Escaball che non ci serve a una beata mazza felida. E adesso andiamo a mettere l'energia. Facciamo anche una camilletta tattica per dopo. E cintura di karate. Lucario. Ok. Un altro Gibble. Aspetterei a metterlo. Con Lucario ci andiamo a prendere per dopo una bella centrale elettrica. Così andiamo a bloccargli Zeraora, eventuali Dedenne futuri. E a questo punto taglio sfrenato. Non mi ha dato neanche il tempo di leggere un attimo l'abilità e fare i due conti. Che ragazzi, l'avversario ha quittato. A questo punto direi che ne possiamo anche trovare un altro. Secondo avversario trovato. E abbiamo un mazzo folletto normale. E vediamo subito che cosa ci capiterà. Ovviamente cosa fai. Abbiamo un mazzo. Un mazzo mezzo drago. O meglio il Gibble e il Gabite drago. Ci sta a trovare un mazzo folletto. Ci sta, dai. Speriamo non faccia troppo male. Noi ovviamente quando abbiamo un mazzo folletto contro partiamo sempre con i draghi, attenzione. Però ci sta, sono contento di essere partito con loro perché almeno posso quantomeno iniziare ad evolvere, mettere Gibble, Gabite, queste cose qua. E bene o male ci siamo, lui c'ha un fottutissimo Gardevoir GX, ok. Ok, a questo punto facciamo così. Cintura sul Gibble di là, lì così sfruttiamo la Lilia a massima potenza. Energia di ciclo ottima. La centrale elettrica, ragazzi, ci tornerà sicuramente utile più avanti, perché Gardevoir c'ha un'abilità pazzesca, ovvero si assegna un'energia dalla mano, se ne assegna un'altra di turno e fa un bordello di danni. Ora, caro Anonimo 900, sicuramente sei italiano, sicuramente mi farai il culo perché lui c'ha debolezza. Ora, ora, noi abbiamo un vantaggio, ovvero il Gabite l'abbiamo messo. Possiamo già, volendo, evolverlo subito in Garchomp dopo. Noi ci mettiamo la centrale di sicurezza. Un seminario ce lo metterei per prendere un paio di Riolu e il Gibble. Tanto se questo ci dovesse morire, questo Gabite, siamo quasi coperti. Ora, facciamo l'ascensione di Cristo e ci andiamo a prendere un Garchomp. Abbiamo 2 Garchomp nei premi e questo mi conforta tantissimo. Lui c'ha una doppia assegnata, però abbiamo eliminato quantomeno la debolezza folletto, abbiamo fatto in tempo. Lui mette il Kirlia, quindi non aveva caramella con Gardevoir, non male. A questo punto Guzman, ok. Ok. Di Anse come prima. Ovviamente adesso che cosa faccio? Come lo levo quello schifo raro?
Non so come levarlo. E intanto mettiamo il Lucario di qua. E usiamo aura precognitiva e ci andiamo a prendere un altro Lucario per dopo. Ci prendiamo un altro Lucario e lo andiamo subito ad evolvere. Così almeno abbiamo un'altra chance di prendere, così possiamo prendere due carte alla volta. E direi che possiamo scegliere di prendere un altro Gabite, visto che ci ha bloccato con Dianzei davanti. Intanto qua c'ho le zanzare di Okaro che mi stanno mangiando, sembra di stare in una palude. Allora, meno male che ho le zanzariere in questa casa. Lui mette finalmente il Gardevoir. Ok, io sarei quasi tentato di fare mosse strane, ma mi contengo. Allora, usiamo ancora l'abilità. A questo punto andiamo a sfruttare al massimo. Andiamo a mettere l'energia riciclo sul Dianzei. Così, alle peggio, diamo l'energia dopo. Ritiriamo e almeno un'energia ci rimane. Garchomp a questo punto lo mettiamo. E pace amore, lui non può usare l'abilità, ha poche carte in mano, mettiamo un terzo Riolu e a questo punto finiamo il turno. Lui lo vedo abbastanza briccato, perché comunque l'abilità bloccata di Gardevoir è tanta roba. Lui usa pesca lesto, si pesca il funesto e a noi ci è andata di lusso, un botto. Diamo l'energia a questo punto a Dianzei. Lo ritiriamo, purtroppo. Una energia l'abbiamo persa, però volendo con Brock la possiamo riprendere. Diamo questo contracchiappa, questa acchiappata di Pokémon su Gardevoir. Aura precognitiva, a questo punto ci prendiamo anche l'ultimo Lucario, così siamo veramente al top del top. E direi di aspettare a mettere il dojo di arti marziali. Preferisco quantomeno andare sotto di premi. Così poi glielo schianto e gli facciamo un bordello di danni. Ara la prendiamo per sicurezza. Ara la prendiamo. Usiamo ancora l'abilità. Ci prendiamo l'energia che ci servirà dopo. Perché comunque siamo abbastanza sotto di energie. Noi adesso gli facciamo un po' di danno. Questa la scartiamo così ci ritorna in mano. E sono 140 danni. Io dopo devo per forza assegnare un'energia. Ma se mi muore Garchomp, non ho energie per attaccare e fare il secondo attacco. Di conseguenza, penso, metterò il Lucario davanti. Tanto ormai abbiamo messo praticamente tutto. Lui pozione max. Mi ero scordato che questo mazzo era veramente cancerogeno. Garchomp muore, perché deve morire. Ok, scelta interessante. Non ci ha voluto far male, di conseguenza gli faccio male io. Sicuramente si sarà preso delle energie o una carta stadio, quantomeno per usare il tutto. Io farei un bel attacco semplice, 140, e lo andiamo a scalfire. Io non so che fare ora. Caramella rara, quindi ha un altro Gardevoir, non male. Si sta caricando come si deve. Benda scelta. Sti cazzi. Benda scelta. Sti cazzo. Tirerà fuori Lilia. Ok. Classica mossa. Me l'aspettavo. Non ho capito se lui si è preso le bende scelte con Sylveon. Sarebbe stata una mossa abbastanza stupida. Io farei così. Mettiamo il Lucario. Mettiamo Lucario. E mi sta venendo in mente di fare una cosa assai particolare. Diamo l'energia su Garchomp. Lui farebbe 70 volendo. Usiamo Escaball. Ci esce ovviamente il mondo di Gesù. E noi ci riprendiamo Gabite e Garchomp. Ora, aura precognitiva. Ci prendiamo la cintura di karate, così da poter attaccare con una energia in meno. Volendo sono stato anche abbastanza fesso, perché potevo mettere Garchomp subito e usare la cosa di Karatelar. Però questo è stato un piccolo errore di inesperienza nel giocare il mazzo. Non è che è 2 mesi che lo gioco, avrò fatto una decina di partite giusto per vedere come girava. E questi sono piccoli errori che possono capitare. Però
Secondo me è un errore fatto in buona fede. Va bene andare sotto di premi, così possiamo fare più danni con Garchomp. Lui adesso ci fa 110. Istanza GX. Why? Ah, ok. Sei stato veramente un dito nell'ano messo per verticale, anzi per orizzontale. Io rimetterei Keeble come abbiamo fatto prima. E a questo punto, visto che, caro Sylveon, sei veramente rotto, io faccio così: cintura, energia riciclo. Così possiamo già attaccare visto che siamo sotto di premi. Missile pugno tranquillamente e ti facciamo 230, caro. Noi ci prendiamo una cintura karate, ok. E Camilla. Ok. Lui ci fa 3-6, 60 danni. Ora se ci tira fuori. Ok, 3-6-9-12. Perfetto. Meno male che ora, quando sarà uscito questo video, ci sarà già la rotazione. Io questo mazzo l'ho registrato un po' di tempo fa, sicuro, quando lo vedrete. E 3-6-9-12-15. Fa già un bordello. Fa già un bordello. Vabbè, mettiamo altre energie. E muore. 120. Ok. Neanche più di tanto, pensavo di più. E a questo punto noi facciamo: tiro fuori un attimo di Anse, perché non possiamo usare la cintura. Di conseguenza, ara del giudizio per andare a scalfire leggermente. Caramella, scusate. Garchomp ancora. E lui lo evolviamo tranquillamente così. E potremmo dare l'energia sul Garchomp. La cintura. Facciamo intanto aura. Un'altra ara del giudizio. Perché non so se ha eventualmente altre stadio. Però nel dubbio noi la prendiamo. Ci andiamo a riprendere niente. Ok, qualcosa ci riprendiamo. Vabbè, il Lucario non è che mi faccia tanto. Cioè, non è che mi fa tanta utilità adesso. Anche perché mi sa che non ho più Riolu. Però vabbè, lo prendiamo. Nel frattempo gli diamo un minimo danno sul Gardevoir. Se ce lo tiene, se ci tiene comunque Ara del Giudizio per 3 o 4 turni, sarebbe tanta roba, perché così sono un bel po' di danni. Noi attualmente riusciamo a fare 840, quindi non sono tanti danni. Lui ci fa un bordello di male, anzi neanche 140, perché Dianzi è morto. E ce lo mettiamo nell'ano. Però abbiamo la fortuna di fare un bordello di danni grazie all'abilità di Garchomp. Quindi andiamo a mettere quantomeno l'altro Garchomp. Energia riciclo. Volendo potevo mettere anche la cintura. Ma sti cazzi. Mettiamo le varie cinture. Aura precognitiva. Ormai lo faccio, ma mi sento già di aver preso praticamente tutto. Prendo giusto il timbrino per rompergli l'ano dopo. Ormai cosa mi manca? Prendo un altro Gible giusto per andare così sul sicuro, insomma. Taglio sfrenato. Andiamo a scartare un'energia e andiamo a fare un bordello di danni. 200 più il danno di Ara incredibile. 2,30 precisi. Ci prendiamo due carte premio che sono un altro Garchomp, non male. E la chiappa Pokémon modificazzo. Lui ci fa tanto male. Tanto male. 3, 6, 9, 12. Ok, dovrei attaccare con una energia in più. Il che può essere quasi un problema. Ma tanto noi abbiamo la stadio incredibile. Ok, mettiamo il Gible davanti perché non ho energie per attaccare con il Garchomp. Quindi facciamo stampino per rompergli l'ano, visto che ha un bordello di carte in mano. Ne riprendi solamente due, caro Frenzo. Ci mettiamo Ara del Giudizio. Diamo l'energia al Garchomp. A questo punto facciamo Brock. Giusto perché così vi faccio vedere come funziona Brock. Mettiamo Brock, ci riprendiamo i Pokémon che ci servono e qualche energia. Tanto due bastano e avanzano. Finiamo il turno, ragazzi.
Io direi che se ci fa fuori quantomeno adesso il Gible, molto probabilmente noi andiamo a vincere easy. Usa la barella per prendersi cosa, visto che comunque hai due Pokémon belli carichi. Ti sei ripreso Ralts, Kirl e Gardevoir, te li sei rimessi dentro, ma tanto a parer mio, caro amico, sei messo già con un piede nella fossa delle Marianne. Se ci fai fuori, caro Gible, saremo più che contenti. Sì, caricati anche Kirlia, fai come ti pare. Ritira. Ok. Ok. Questa mossa mi piace. Questa mossa ci può stare. Ok, si è preso tre carte, si è fatto un po' di danni. Lui è rimasto con 180 punti e comunque noi possiamo quantomeno evolverlo, giusto per, perché ha ritirata 0. Lui ci aveva ritirata 0, potevo ritirare, mettere il Garchomp per fare male, oppure usare la chiappa Pokémon sull'altro Gardevoir e seccarlo. Io ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino a qua con il video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace e ovviamente un commento di supporto e consigli eccetera. Io vi ringrazio, ci si vede alla prossima, ciao a tutti.